Volevo cominciare dicendo sarò breve, però inevitabilmente ogni volta che si comincia dicendo sarò breve, diciamo, il pubblico potrebbe preoccuparsi. In realtà quello che mi propongo di mostrare in questa breve presentazione è che il gruppo di teorie che sono o che si ispirano alle idee transumaniste sono meno coerenti di quanto si possa immaginare e che malgrado l'importanza data a concetti come libertà, autodeterminazione, che sono dei concetti che ci fanno sperare che il transumanismo ci porti alla realizzazione di un sogno, in realtà queste teorie presentano un rischio molto più che probabile di condurci assolutamente a situazioni assolutamente contrarie a quelle previste o annunciate. Insomma, quando per esempio una teorica come Catherine Hales dimostra una certa perplessità riguardo alla possibilità, alla realizzazione positiva del postumano, non si può essere in grande disaccordo. E quindi alla domanda che mi sono posto nel titolo sul perfezionamento dell'umano, se sia la realizzazione di un sogno o la concretizzazione di un incubo, direi che la mia risposta è abbastanza chiara. Cercherò di spiegarvi perché, a proposito di un punto specifico che è quello della libertà, e secondo me sarà la realizzazione, la concretizzazione di un incubo. Ora, se volessimo cercare di definire il transumanismo facendo una sorta di sintesi di quanto affermato dai suoi maggiori teorici, a cominciare da Nick Bostrom, si vedrebbe immediatamente che la funzione fondamentale della nozione di miglioramento, enhancement in inglese. Per il professor Bostrom, il transumanismo si propone di migliorare la natura umana utilizzando nel miglior modo possibile i mezzi messi a nostra disposizione dalla scienza. Più precisamente, il transumanismo, lo cito perché è importante comunque anche sapere esattamente che cosa dicono i nostri interlocutori, il transumanismo si propone di creare l'opportunità di vivere molto più lungamente di quanto facciamo ora, in condizioni di salute molto migliore, di migliorare la nostra memoria e le nostre altre capacità intellettuali, di ottimizzare le nostre esperienze emozionali, qualunque cosa voglia dire ottimizzare le emozioni, di accrescere la nostra qualità di vita e più globalmente di raggiungere un più alto livello di controllo delle nostre vite. Cioè il transumanismo spinge in direzione della realizzazione di un miglioramento del controllo delle nostre vite. La legittimità invocata a favore di questi cambiamenti viene dalla coscienza che in fondo il corpo umano, per quanto sia un'opera meravigliosa, presenta comunque degli ampissimi margini di miglioramento, come tutti quanti sappiamo e impariamo via via invecchiando. Per alcuni teorici del transumanismo il corpo umano è il prodotto di un orologiaio cieco, chiaramente l'immagine non è del transumanismo, ma di Dawkins, che nella misura in cui era cieco non poteva che dare una forma piuttosto imperfetta alla nostra materia biologica. Quindi l'umanità ha acquisito molto rapidamente la coscienza della propria imperfezione e dunque è del tutto normale che fin dall'alba dei tempi tutti gli Homo sapiens cerchino costantemente di migliorarsi. Ora, il transumanismo che nasce da questa coscienza è quindi del tutto legittimato a reclamarsi, a rifarsi a tutti i tentativi, a tutte le teorie che hanno supportato e giustificato gli interventi sulla natura umana per migliorarla. Ora, c'è però un piccolo problema, è che queste teorie, a partire per esempio dall'umanismo di un Pico della Mirandola, che il professor Meroi non me ne voglia se... che hanno dato una consistenza e una forza teorica a questa volontà, queste teorie si sono sforzate di definire dei mezzi di intervento indiretti per perfezionare l'uomo: educazione, persuasione, morale.
mentre il transumanismo intende impiegare la tecnologia per oltrepassare i limiti imposti dal nostro complesso ereditato biologico e genetico. Fin qui niente di particolarmente scandaloso nel fatto che, per esempio, i transumanisti non concepiscono la natura umana come una fine in sé, come perfetta, ma che la pensino piuttosto come un punto di passaggio sul lungo cammino dell'evoluzione che noi possiamo riconfigurare secondo delle modalità che giudichiamo desiderabili e valorizzabili. Il problema nasce non certamente da questi elementi che ho appena finito di riassumere, ma il problema nasce dal fatto che questo scopo, quindi il perfezionamento della natura umana, possa e debba essere perseguito tramite degli interventi diretti sul nostro corpo e sulla nostra biologia. Insomma, questo è un primo aspetto un po' problematico. Tanto più che questi interventi diretti finalizzati al nostro miglioramento sono dei miglioramenti legittimi dal punto di vista morale, perché in fondo non rappresentano niente di più di un piccolo aiutino dato all'evoluzione che noi cercheremo evidentemente di migliorare di accelerare. Quindi, dato per scontato, cosa che chiaramente non lo è per niente, che l'evoluzione abbia una direzione e soprattutto un progresso, il transumanismo ci fa una promessa che difficilmente potrà essere tenuta, ovvero ci promette di condurci verso una post-umanità, quindi un'umanità migliore che si situa al di là dei limiti della nostra condizione umana. Questi nuovi esseri, per i quali non si è trovato nessun nome migliore di post-umani, che io sappia, sono degli esseri che non soffrirebbero più di malattie, non invecchierebbero più, sarebbero immortali o amortali, che sono due cose un po' diverse, e in più, oltre a queste cose che sono comunque fondamentali, vedrebbero migliorate le loro capacità cognitive superiori, delle emozioni migliorate ancora, che non riesco a capire esattamente che cosa possa voler dire, e avranno acquisito qualcosa di più e di ancora più importante, e questo è l'aspetto significativo, ovvero la libertà di darsi la forma che vogliono. Cioè, i postumani saranno liberi da qualsiasi forma e avranno la possibilità di praticare una libertà morfologica. Dunque, se volessimo definire il transumanismo, si potrebbe dire che si tratta di un movimento che teorizza il miglioramento di certe caratteristiche biologiche dell'essere umano, soprattutto grazie all'utilizzazione delle biotecnologie, nella convinzione che questi cambiamenti ci renderanno tutti più felici, perché, fra l'altro, e soprattutto, aumenteranno la nostra libertà. Ora, una bella definizione. Mi sembra un po' vaga e teoricamente anche un po' debole, benché i partigiani, cioè i sostenitori del transumanismo, soprattutto quelli più entusiasti e più impegnati a difendere le idee transumaniste, insomma, come dire, non voglio dire che facciano finta di non vedere dove stanno le difficoltà, però tendono un po' a metterle sotto al tappeto. Prima difficoltà che nascono, per esempio, già dalle implicazioni del concetto e della pratica della libertà, che è invocata e augurata dal transumanismo, che si vede quindi come un movimento di progresso e di liberazione, un progresso sul cammino della libertà. Quindi è proprio su questa libertà promessa dal transumanismo che mi vorrei soffermare rapidamente, osservando in primo luogo che di quale libertà si tratti, se si tratta di una libertà positiva o di una libertà negativa, non è dato sapere. Allora, sono due termini che vengono da Isaiah Berlin, che ora spiegherò. E in linea di massima, per i transumanisti, i due concetti di libertà sono importanti e devono in qualche sorta essere protetti e migliorati. Da una parte, il transumanismo si propone di rendere gli uomini più liberi e
migliorando la loro libertà negativa, perché abbatterà tutti gli ostacoli di natura biologica che in qualche modo le impediscono, ci impediscono di svilupparci nel modo migliore possibile. D'altra parte, il transumanismo si propone di rendere l'uomo libero, nel senso positivo del termine, perché eliminando tutti questi ostacoli ci permetterà di vivere finalmente una vita veramente buona. Ora, il problema è che se non si fa la differenza fra libertà positiva e negativa, non si riesce neanche a capire fin dove il transumanismo può arrivare a delle tesi di tipo paternalistico o essere in qualche modo, come dire, un alleato obiettivo di forme di totalitarismo, cosa che in qualche modo Berlin aveva spiegato bene e aveva cercato di spiegare appunto attraverso questa differenza tra libertà negativa e libertà positiva. Quindi già questo è un primo aspetto un po' problematico. Un altro aspetto problematico che ci spinge a pensare che il transumanismo possa addirittura essere una teoria antiliberale è per esempio rappresentato dal fatto che, e qui entro un po' nelle cose un po' più tecniche, i transumanisti potrebbero essere a loro volta manipolati oppure non completamente consapevoli del fatto che la politica contemporanea è in realtà definibile come una biopolitica finalizzata al controllo, alla gestione, al governo delle forze vitali degli individui, omnes et singulati, uno per uno e tutti come popolazione. E che quindi in realtà il transumanismo non è altro che un prodotto di questo dispositivo, senza saperlo. E quindi mi vorrei un attimo soffermare su questi due aspetti, per questi ultimi aspetti, per spiegarli un po' meglio. Partiamo da un elemento piuttosto banale. Possiamo ricordare che, malgrado tutte le differenze importanti fra i vari transumanisti, Bostrom, Max Moore, Sandberg, Savulescu e compagnia, tutti sono più o meno d'accordo sull'identità dei loro precursori o ispiratori. Ma nessun filosofo liberale, che sia Locke, che sia Mill, che sia Benjamin Constant, che sia Kant, è invocato come precursore del transumanismo. Cosa piuttosto strana, dato che il transumanismo sembra avere molto da condividere con il liberalismo, perché si propone come un movimento di liberazione e di emancipazione da un potere tirannico. Ovvero dal potere tirannico della biologia sulle nostre vite individuali. Per i transumanisti noi siamo sottomessi alla nostra biologia e la nostra liberazione passa dalla capacità di rompere, diciamo, questo peso che ci tiene quasi in una posizione di schiavitù. È quello che Bostrom afferma nel passaggio citato più alto all'inizio. Il transumanismo, diceva, si propone di realizzare un miglior controllo sulle nostre vite. Cioè, ciò vuol dire che noi non ci controlliamo, che non siamo abbastanza autonomi e che siamo in realtà controllati da forze eteronome. Ora, l'assenza di questi filosofi dal novero, cioè quelli che ho citato, Kant, Locke, Mill, Constant, eccetera, dal novero degli ispiratori del transumanismo sembra quindi abbastanza chiara in realtà, se solo si considera in primo luogo che l'autonomia morale e personale indicata da Kant e da Mill è molto diversa dall'autonomia biologica perseguita dai transumanisti. Per Kant e Mill, in modo diverso chiaramente, la libertà dell'uomo consiste nella capacità di essere legislatore di se stesso. Per Bostrom consiste nella capacità di migliorare e aumentare il controllo sulla propria sostanza biologica. Quindi già abbiamo qualche cosa che ci dice che forse i transumanisti non vanno nella direzione che avremmo sperato. In secondo luogo, il controllo morale, così come preconizzato da Kant, può essere raggiunto, in ogni caso si può cercare di raggiungerlo in tutta autonomia, con uno sforzo della volontà e della ragione, mentre il controllo della sostanza biologica del nostro corpo deve obbligatoriamente passare da degli interventi diretti sul corpo, sulla nostra corporeità. Cioè, in questo secondo caso, tra sé e sé c'è un terzo
rappresentato dalle biotecnologie e dagli operatori di queste biotecnologie, che quindi insomma rappresentano un elemento potenzialmente eteronomo. In terzo luogo, autodeterminazione morale e autodeterminazione biologica hanno delle finalità che non sono identiche. La prima è appunto destinata a eliminare tutte le influenze sulle decisioni e dunque sul corso delle vite individuali. L'autodeterminazione morale quindi ha uno scopo preciso, che certo è sempre in progress, un work in progress, ma che non è, è comunque rappresenta un fine concreto, che ha come finalità l'acquisizione di una piena autonomia morale. Non si può dire la stessa cosa dell'autodeterminazione biologica. Perché? L'eliminazione o la riduzione dei problemi prodotti dalle nostre debolezze biologiche ha come scopo l'aumento quantitativo e qualitativo delle performance corporee. Ma queste performance sono sempre relative, o sono sempre relative a un contesto, oppure sono puramente estetiche. Per esempio, un maggiore controllo sul proprio corpo e dunque la pratica della propria libertà morfologica può permettere di aumentare certe performance fisiche e cognitive, correre più rapidamente, per più tempo, aumentare la capacità di stoccare memoria, di dormire meno, aumentare l'attenzione e la concentrazione, eccetera, eccetera. Senza che uno scopo preciso di questa volontà di autonomia sia indicato. Oppure possiamo cambiare a nostra volontà il nostro aspetto fisico, grazie alla chirurgia estetica o all'inserimento di protesi nel nostro corpo, senza che sia necessario giustificare questo cambiamento altrimenti che per se stesso, come fanno tanti artisti, Steilhardt, Orlan, eccetera. Quindi, mentre la libertà morale ci impegna nel mondo e ci impegna nelle relazioni con gli altri, direi che la libertà morfologica accentua una forma di ripiegamento su se stesso e ci rinchiude in una preoccupazione narcisistica e indefinita per la nostra identità. E quindi diciamo che questo rapido paragone tra autodeterminazione biologica e autonomia morale amplifica, a mio avviso, l'impressione di un'incoerenza tra gli scopi ricercati e i mezzi di raggiungerla, e d'altra parte il sospetto che la libertà probabilmente non si trova proprio là dove i transumanisti la vanno a cercare. Però c'è un elemento ancora più significativo che mi sembra che mi dia in qualche modo ragione, perché ho visto lo scopo di questa conferenza e direi che io ho ragione. E allora, riprendiamo un attimo l'insieme degli elementi che strutturano il transumanismo in maniera leggermente più analitica, rapidamente. Dunque, il transumanismo mette prima di tutto l'accento sulla materialità dell'umano, sul suo supporto biologico. Secondo aspetto, è rappresentato dall'importanza data alle tecniche di intervento diretto a dei fini di modificazione, di cambiamento della corporeità umana. In terzo luogo, queste tecniche hanno una finalità comune e precisa, cioè il miglioramento, l'aumento di potenza delle performance fisiche del corpo umano, qualunque siano. Quarto aspetto, la politica, per delle ragioni differenti, è impegnata nella realizzazione di queste finalità. Quindi, il transumanismo è una teoria che sostiene che l'intervento diretto sul corpo umano in funzione del suo miglioramento è una finalità morale e politica. Ora, questi elementi si ritrovano nella strutturazione del dispositivo biopolitico che connota la modernità politica. Ho ancora 10 minuti? 5. 7. Con la presenza di un quinto elemento rappresentato quindi dal fatto che il governo degli individui nel dispositivo biopolitico ha uno scopo specifico, la produzione e la gestione nel senso largo di questi termini della sostanza biologica del corpo umano. Allora, visto che mi sono stati levati 3 minuti? No, 10, 5, siamo arrivati a 7, ok, mi sono spiegato tutti. Ok, vado avanti, quindi... Prendi tutti, okay. Che non interromperò mai nessuno. L'ultimo convegno a cui sono stato c'era un orologio dietro. E quindi andiamo direttamente alla biopolitica. Foucault,
la volontà di sapere. Che cos'è la biopolitica? Lo posso riassumere dicendo che si tratta di un nuovo potere che si esercita sulle vite. Noi siamo attualmente in un dispositivo biopolitico che si esercita sulla vita in funzione del incitamento, rinforzo, controllo, sorveglianza, aumento, organizzazione delle forze che sottomette. Cioè lo scopo della biopolitica è quello di organizzare meglio, di sorvegliare meglio, di controllare meglio, di rinforzare meglio le forze vitali degli individui e della popolazione composta da questi individui. Quindi il tentativo di, come dire, di far vivere meglio gli individui si traduce in realtà in una serie di azioni che hanno lo scopo di governare le forze vitali dell'individuo e che quindi tengono all'amministrazione dei corpi e alla gestione calcolante della vita. Si tratta di un insieme di meccanismi che è stato un elemento fondamentale nella stabilizzazione e nella diffusione, ora dico una brutta parola, del capitalismo, che non si usa più, non si sa per quale ragione, ma per arrivare a questo risultato è stato necessario, quindi lo sviluppo del capitalismo ha richiesto lo sviluppo di tecniche di potere capaci di maggiorare le forze e di rendere i corpi più produttivi senza renderli più resistenti. Quindi vedete che la cosa è un po' complessa. In realtà il potere nel dispositivo biopolitico nel quale ci troviamo noi aumenta o sembra aumentare la libertà, ma in realtà produce un effetto contrario perché conduce a sottomettere ancora di più gli individui secondo dei meccanismi un po' diversi. Quando Foucault ha voluto specificare un po' meglio che cosa significava concretamente questa biopolitica, ha utilizzato due termini, che mi sembra il caso di ricordare, per cui nella nostra contemporaneità la popolazione costituisce l'oggetto di una nosopolitica, ovvero una politica della salute, che è allo stesso tempo una somatocrazia, cioè una gestione dei corpi, anzi meglio, un governo degli individui attraverso la gestione dei loro corpi. Quindi noi viviamo in un regime nel quale una delle finalità dell'intervento statale è la cura del corpo, la salute corporea e la relazione tra malattia e salute, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che a questo punto devo un po' saltare perché insomma, però a questo punto, anche riuscendo un po' a mettere insieme queste cose che sembrano un po' slegate, la coerenza del transumanismo con la configurazione biopolitica contemporanea è se non proprio chiarissima, ma almeno ci sono degli elementi che attestano che possa essere così. Ora, il problema è perché non riusciamo a vedere che le cose stanno veramente in questi termini? Beh, penso che il transumanismo, insistendo sul fatto che si tratta di un insieme di teorie che tendono a liberarci, produce un effetto un po' allucinatorio. Cioè ci mettono sotto gli occhi una cosa, noi ci concentriamo su questa cosa, però come tanti narcisi rischiamo di cadere dentro lo specchio perché ci piace pensare che queste cose in realtà ci rendano più liberi. Ora però la mia idea è che, passati dall'altro lato dello specchio, la vita gestita da un biopotere, ma penso che sarà un incubo totale rispetto al quale le distopie del XX secolo, le numerosissime distopie del XX secolo, saranno dei racconti, delle favole per bambini. Un minuto solo. Per dare un esempio di quello che il transumanismo ci prepara, una figura possibile di questa convergenza, insomma, di forme di governo biopolitico e anche la cifra del transumanismo, si può trovare nella figura del... Allora, la letteratura, il cinema sono di grande aiuto in tutto ciò. E penso che Robocop ci spieghi bene di che cosa stiamo parlando. È inutile che vi faccio un disegno di chi è Robocop, perché penso che lo sappiate, anche perché hanno fatto da poco una ripresa. Ma secondo me vicino a Robocop dobbiamo pensare l'uomo, il post-uomo del transumanismo, aggiungendo qualche cos'altro.
E penso che il post-uomo che è prefigurato a Robocop non deve essere pensato semplicemente come un essere umano modificato, ma come una figura antropologica che, subendo degli effetti di ritorno sulla sua natura, è sempre mantenuta e respinta in uno stato di adolescenza eterna, perché non realizza mai le proprie possibilità, ha sempre la possibilità di tornare indietro. E quindi vi propongo di pensare al post-uomo come una sorta di Robocop che nasconde dentro di sé un uomo che si vede come un eterno Peter Pan, cioè un eterno adolescente che rimane sempre a monte della possibilità di realizzare completamente le sue potenzialità, e in quanto tale, attenzione perché qua c'è l'aspetto Robocop, Peter Pan, ok, questo è un po' per attirare l'attenzione, la cosa è che in questo modo questa figura antropologica rimane utilizzabile e migliorabile all'infinito, perché è sempre riconducibile al suo punto di partenza. E ho finito.